Oggi andiamo a conoscere la famiglia Tiberti, che abita in Cascina a Moggi. Queste persone hanno deciso di andare a vivere in campagna e di dedicare gran parte del loro tempo all'onoterapia. Siamo ad Arzello, frazione di Melazzo, in provincia di Alessandria. Qui con me c'è Elisa, uno dei quattro umani, insieme al marito Mirko e alle piccole Siria e Sofia, presto in arrivo Tommaso, uno dei quattro umani, dicevo, che abitano in questa cascina popolata da altri non umani, parecchi in realtà. E noi insieme agli asini che vedete qua dietro abbiamo anche alcune mucche di razza piemontese, qualche capretta, dei cani che ci tengono compagnia e un gatto. Onoterapia, a noi interessa questo termine perché ci ha incuriosito la vostra storia. Sì, noi apparteniamo a una associazione di promozione sociale che si chiama Asini si nasce, io lo nacqui, che ha la sede nazionale ad Asti. E noi siamo la sede periferica di Melazzo, appunto, e ci battiamo per la tutela e la valorizzazione dell'asino, che è un animale molto versatile che può quindi essere coinvolto anche nella cosiddetta onoterapia, che è una sorta di terapia vera e propria che si affianca alle terapie tradizionali a cui i soggetti sono sottoposti e praticamente collabora con esse, sfruttando in maniera positiva ovviamente l'asino, per trarre questi benefici che possono essere fisici e mentali di queste pazienti, diciamo. L'asino è un animale quindi un po' speciale, lo abbiamo appena ascoltato, a noi piacerebbe capire come funziona il discorso dei corsi che voi svolgete presso la vostra cascina. Abbiamo qui un giovane, Angelo, che è affetto da autismo e che viene aiutato attraverso la pet therapy a, diciamo così, socializzare un poco di più, a connettersi con il mondo. Però ricordiamo, la pet therapy non va a sostituirsi alla medicina tradizionale. Sì, si affianca appunto a queste terapie, tanto che c'è proprio una collaborazione con l'equipe medica che segue normalmente i pazienti. Nel caso specifico di questo ragazzo Angelo, come è già stato detto, è affetto da autismo, un disturbo che va a compromettere principalmente tre aree: l'interazione sociale, il linguaggio e l'area delle attività e degli interessi. Proprio perché le persone affette da autismo hanno queste difficoltà principalmente nell'interazione sociale, l'animale, e in questo caso specifico l'asino, hanno una valenza incredibile, cioè aiutano in modo davvero speciale. Io dico sempre hanno un potere magico, perché proprio riescono ad arrivare dove noi umani purtroppo non riusciamo ad arrivare. Non tutti gli asini possono fare onoterapia. Qui in questo allevamento molto numeroso, come vedete, ne vengono utilizzati soltanto alcuni. Sì, noi praticamente facciamo una sorta di selezione, anche se in questi anni abbiamo visto che l'asino tendenzialmente è un animale che, se sa di potersi fidare dell'uomo, generalmente sa darti l'anima, ti dà proprio l'anima, si mette a disposizione. In ogni caso, comunque, cerchiamo di selezionare degli animali in particolare, sia per il loro aspetto fisico che anche per il loro carattere, perché come d'altronde ognuno di noi, anche loro hanno il loro carattere. Tra i tanti abbiamo individuato un asino in particolare, si chiama Fiocco e vorremmo andare a conoscere la sua storia proprio avvicinandosi a lui. Qui ogni asino ha un nome, ma Fiocco è l'unico asino bianco pezzato e ha una storia particolare. Fiocco è arrivato qui da noi quando aveva 2 mesi. Purtroppo la sua mamma non l'aveva riconosciuto, quindi la ragazza che l'aveva, la,
lo aveva sin dalla nascita, ha iniziato ad allattarlo al biberon. Noi l'abbiamo portata a casa e per i primi mesi appunto l'abbiamo allattata anche noi al biberon, tanto che lui non pensava di essere un asino, pensava di essere forse un umano proprio come noi. Dopo superati 6 mesi, quando ha iniziato ad essere più indipendente, siamo stati costretti a inserirlo nel gruppo degli altri asini per fargli capire cos'era davvero in realtà.